Allora, siamo alla fase finale del contatto di queste civiltà. Da circa il 2007 che c'è una progressiva condizione di sorvolo pubblico in pieno giorno delle città del mondo. Sta avvenendo a macchia di leopardo in varie nazioni. Questo ad esempio è del 13 ottobre del 2010 ed è la città più famosa del mondo, New York. Vi faccio vedere questi per indicarvi quanto i mezzi di informazione non ci avvisano di cose importanti che stanno accadendo nel mondo. Quindi la gente ferma per strada a guardare le navicelle riprese dalle telecamere della televisione, non da un contattista o un testimone occasionale, sono adesso le telecamere delle TV a riprendere gli oggetti volanti non identificati mentre la gente si ferma per strada a guardarli. Quindi è in fase avanzata la preparazione del grande contatto che ci sarà nei prossimi anni tra questi esseri e noi. L'intensità di questo contatto aumenterà man mano che la situazione di devastazione sociale, climatica e geologica del nostro pianeta andrà avanti, cioè più il pianeta va in distruzione, più loro si manifesteranno, perché solo qui per impedire che l'uomo distrugga il pianeta e per salvare, aiutando e possibilmente portando via alcune milioni di persone che sono quelle che si stanno impegnando adesso a lottare contro questa devastazione, le preleveranno, perché qui succederà il finimondo, perché alla devastazione causata dall'uomo si anteporrà l'ira santa di Dio che con i quattro elementi della natura cambierà il volto del pianeta. Questo è scritto nell'Apocalisse. Sesto sigillo, la terra si gira come una pergamena che si riavvolge, è il cambiamento dell'asse fisico del pianeta. Ogni isola si sposterà dal suo luogo, cioè lo spostamento repentino del pianeta e le forze inerziali che si scatenano staccheranno i continenti dalle zolle tettoniche, li sbatteranno gli uni sugli altri e gli oceani faranno effetto lavatrice. Quindi la visita extraterrestre fa perfettamente parte di questo processo di cambiamento e di purificazione che teologicamente viene chiamato ira di Dio e culminerà con la seconda venuta fisica e palese di nostro Signore Gesù Cristo e tutte le profezie, lo diciamo tutte le domeniche, in attesa della tua venuta. Quindi la sua venuta è vicina, e il segno che Giorgio porta nel suo corpo, le sue stimmate, sono l'ultima chiamata attraverso la misericordia della sua Santissima Madre, la Vergine Maria, che ha stigmatizzato, quando Giorgio aveva ancora 26 anni, lo ha stigmatizzato affinché il suo messaggio, cioè il messaggio della Vergine dato a Giorgio che le doveva portare a noi uomini, di chiamata, di ultima chiamata, perché il tempo è venuto. Quindi è venuto questo tempo del grande cambiamento.